sono da 16 anni presidente di Università Progresso, che è questa fondazione che fa le campagne sociali, e ho sempre avuto una grande passione per la tecnologia, oggettivamente, fin da quando ero giovane. E allora io adesso, invece che parlare, perché cosa volete che vi dica? Tutto quello che si doveva dire è stato detto. Vi faccio vedere alcuni dei più belli spot internazionali, non solo spot, qualche piccolo video, in cui si dimostra anche come la tecnologia ci torna utile, sia... dov'è la cosa qui? Ah, no, scusa. Anche per dire tutto quello che abbiamo visto in soli 30 secondi. Importante avere una rete veloce, altrimenti tutti questi dati che abbiamo detto sono un sogno. Guardate come in un minuto si spiega in 10 anni come siamo passati dalla rete a 56K, stiamo parlando del 98-99. Megabit al secondo, quindi potete immaginare che cosa succede. Prossimo capitolo parte di qua, giustamente dice, ed è tutto quello che è stato detto prima, risiede esattamente su questo. Un'altra cosa divertente e questa qua, cioè, se voi vedete come sarà l'automobile del futuro, quella che già sta studiando Google insieme a FCA, in realtà le tecnologie che vedete qui in ospedale si applicano già, si tratta solo di applicarle anche in questo tipo di attività.
allora ne salto due perché è troppo tardi. Se siete interessati andate sul sito di Pubblicità Progresso, c'è una raccolta delle 2700 più bei video del mondo di carattere sociale, ma anche di questo tipo qua. Vi faccio vedere l'ultimissima cosa per finire con un sorriso, perché più tutta questa tecnologia, se poi non c'è qualcuno che la sa usare, siamo bene che rovinati. Allora, pensate che in America c'è un paradigma che fa dei giochi per bambine e proponendo di rompere questo stereotipo, basta dare alle bambine sempre soltanto la promessa di diventare una principessa, di regalargli la Barbie vestito di rosa. Dobbiamo spingere le bambine a darsi a dei giocattoli tipo meccano, perché le ragazze hanno una particolarità nel diventare più precocemente dei maschi molto brave nelle materie tecnico-scientifiche. E allora guardate questo spot che vi faccio vedere quanto è carino. Semplici e più che questo credo che basti. Grazie Alberto.